Ciao a tutti, oggi vi propongo quattro idee veloci, estive e fresche. Una caprese su spiedino, del prosciutto e melone sempre su spiedino, una panzanella toscana con il procedimento per renderla saporita e una macedonia congelato buonissima. Gli ingredienti li trovate nell'info box sotto il video e nel blog. Preparo la caprese, taglio i pomodorini in due. Dopo averli lavati, infilzo metà del pomodoro sullo spiedino, poi la mozzarellina, il basilico e l'altra metà del pomodorino. Procedo in questo modo fino a realizzare tutti gli spiedini. Una volta pronti, li copro con pellicola e li metto in frigorifero. Li condisco prima di portarli in tavola con sale, olio extravergine di oliva oppure aceto balsamico e pepe. Adesso preparo gli spiedini con prosciutto e melone. Taglio il melone, lo privo dei semi e con uno scavino sferico formo delle palline, ma potete tagliarlo anche a cubetti. Taglio un cetriolo a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro. Mi servirà per dare freschezza allo spiedino. Metto la fetta di cetriolo nello spiedino, una striscia di prosciutto toscano, se preferite un semidolce. Lo piego formando un ventaglio e lo inserisco sulla fetta di cetriolo. Poi metto la sfera di popone e procedo in questo modo fino a formarli tutti. Li decoro con una foglia di menta. Copro con pellicola e li trasferisco in frigorifero fino al momento di servirli. Preparo la panzanella toscana. Taglio a cubetti del pane raffermo toscano cotto a legna. È fondamentale che il pane sia di buona qualità. Una volta tagliato lo metto in una pirofila. Metto dell'aceto bianco nell'acqua e poi lo verso sul pane. Copro con pellicola e lo lascio riposare per 10 minuti, non oltre, per evitare che mi diventi una pappetta di pane. Dopo 10 minuti lo strizzo bene e lo sistemo in una terrina. Nel frattempo taglio i pomodori maturi in cubetti piccoli. Poi taglio il cetriolo sempre in piccoli cubetti, come vuole l'antica tradizione toscana. Adesso sminuzzo la cipolla rossa e poi io metto anche del sedano. Prendo la parte tenera, quella centrale. Condisco il pane con sale, olio extravergine di oliva e pepe e mescolo bene. Poi aggiungo le verdure, i pomodori, i cetrioli, la cipolla e il sedano. Aggiungo del basilico fresco a piacere, sia delle foglie intere che sminuzzate con le mani. Mescolo bene. Finisco di condire la panzanella con sale, pepe e olio buono. Mescolo bene il tutto, copro con pellicola e trasferisco in frigorifero fino al momento di servirla. È un piatto che si mangia a freddo, magari con un filo d'olio e una foglia di basilico decorativa. E dulcis in fundo preparo la macedonia di gelato. Ho già realizzato delle sfere di popone
e preparato delle fragole, lamponi, pesca e banana, ma potete mettere la frutta che preferite. Inserisco la frutta a piacere nella coppetta. Aggiungo 3 palline di gelato alla crema. Altra frutta e delle cialde. La quantità di frutta e di gelato potete deciderla secondo i vostri gusti personali. È una macedonia che adoro nel periodo estivo, una vera delizia quando il gelato inizia a sciogliersi avvolgendo la frutta. Spero che queste semplici idee vi siano piaciute, fatemelo sapere con un like o un commento sotto il video. Attivate la campanella delle notifiche del canale per non perdere i prossimi video. Venite pure a trovarmi sulla pagina Facebook e Instagram delle ricette di Terrore e Splendore. Buon Ferragosto a tutti, un bacione, a presto!